Reverendissimo Padre Arcivescovo, benvenuto nella nostra comunità. Siamo davvero lieti di poter ringraziare insieme a lei, il Signore, per questa intensa settimana di oratorio, giunto alla sesta edizione, intitolato Vita da Campione, che ha avuto per tema biblico le beatitudini e per ambientazione lo sport come icona della vita. Lo sport, simbolo della ricerca di felicità, perché mette insieme premio finale e lavoro quotidiano. Importante questa settimana, importante la piscina, importante la scuola d'inglese, la palestra, tutto quello che volete, ma tutte queste cose non riscaldano il cuore. Ci occupiamo troppo tempo per troppe cose che non vanno al cuore dei piccoli né degli adulti. Quando Don Alessandro, per citare il parroco di questa parrocchia, organizza qualcosa di spirituale o predispone la catechesi per un anno, non dite mai alle mamme: ah, ma mio figlio deve andare qua, deve andare là. Non dite mai: non può venire. Accompagnatelo, perché in quelle ore di catechismo, in quell'ora della Santa Messa, in quella celebrazione religiosa, gli si riscalda il cuore. Chiede a questo bambino: quanti anni hai? Sì, 8 anni. Dimmi una cosa, durante l'arco della giornata lo fai il segno della croce qualche volta? Sì o no? E come si fa il segno della croce? Lo fai vedere? In nome del Padre, del Figlio, dell'altro lato, dello Spirito Santo. La mamma non so se è presente, se è presente tiri le conclusioni di quello che ho detto. E come lo dico alla mamma di questo bambino, lo dico a tutti: alla fine della vita le cose che restano sono quelle che i bambini hanno imparato sulle ginocchia della mamma. Eccellenza, torna nuovamente in questa piazza, nella piazza dell'oratorio di Simeri Crichi, e ha visto diverse edizioni. Che cosa non deve mai cambiare in questo tipo di eventi? Ma vedo un bel momento aggregativo, umano, spirituale, sportivo, religioso, quindi che si continui con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, per far sì che questa innocenza fatta di tutti questi bambini possa crescere sana e buona. Eccellenza, la tematica di quest'anno è stata Campioni di vita, riferita allo sport. Chi sono i veri campioni di vita? I veri campioni di vita sono coloro i quali lottano contro tutte le difficoltà che la vita ci presenta. Penso a qualche disabile che è diventato campione con il proprio esempio, con il proprio coraggio, non solo nello sport, ma dando esempio agli altri che, pur avendo tutto, sono scoraggiati, non sanno prendere iniziativa. Ecco, coloro i quali lottano contro tutte le difficoltà e manifestano, grazie alla grazia di Dio, che si possono vincere le difficoltà, essere felici, diventano di buon esempio agli altri, nonostante i limiti fisici che a volte la natura ci offre, lottano contro tutto, con l'aiuto di Dio vincono. Ecco, i veri campioni. E quasi in tutti gli sport si dice l'importante è partecipare. Ecco, in questo caso, sì, dei campioni di vita, è importante partecipare o arrivare sul podio più alto? L'importante è sempre partecipare. E la vittoria umana, per quanto bella sia, è sempre una vittoria limitata. Quella che conta è la vittoria finale, a cui tutti quanti siamo chiamati, godere la visione di Dio. E questo lo dobbiamo anticipare già sin da questa terra, volendoci bene tutti quanti. Eccellenza, Don Alessandro è una splendida persona che col suo silenzio, col suo lavoro laborioso e silenzioso, produce tante cose e lentamente va seminando e va raccogliendo. Questa è una bellissima dimostrazione di raccolta
una bella espressione di frutti che il suo lavoro ha prodotto. Gliene auguro tanto, ma tanto. Voi assistetelo, aiutatelo, vogliategli bene, come gliene voglio io. Grazie. Per la prima volta, da primo cittadino, in questo grande evento per il nostro paese che è l'oratorio, com'è stato l'impatto? Allora, il fenomeno, l'iniziativa la conoscevo da tempo perché è già la sesta edizione e quindi diciamo era nota. Come iniziativa è un'iniziativa lodevole per la nostra comunità, perché è il momento in cui praticamente la comunità si unisce e si unisce intorno alla parrocchia, e mettendo al centro di tutto i bambini, i giovani. E credo che sia un momento di crescita, di formazione, di educazione e di prevenzione fondamentale per la nostra comunità. Come amministrazione noi siamo per l'associazionismo, mettendo la parrocchia e tutte le associazioni presenti sul territorio al centro anche della nostra azione amministrativa per quanto attiene il sociale. Ecco, infatti anche nella campagna elettorale è stato fatto presente la valorizzazione di questi eventi, ma vi è la possibilità che l'amministrazione non solo li possa valorizzare ma addirittura li possa proporre nuovi eventi per il paese? Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di coordinare attraverso uno della nostra squadra, un assessore, di coordinare tutte le associazioni presenti sul territorio, ma è necessario che loro interloquiscano con noi, che si facciano vedere, che ci vengano a trovare, e allora si può fare effettivamente un programma degno per la buona riuscita di questi eventi. Da parte dell'amministrazione c'è tutta la disponibilità in tal senso.